Emilio. Innanzitutto un ricordo di Biografin Festival, dove speriamo di poterti accogliere in futuro per raccontare molto di più di quanto siamo riusciti a fare oggi con questo primo documentario su di te, con questo piccolo incontro in cui ti abbiamo omaggiato, ti abbiamo conosciuto. Speriamo di riaverti a Biografilm in futuro. Ti ringraziamo di essere stato con noi oggi e ti chiediamo di dichiarare chiusa la selezione ufficiale di Biografilm Festival 2011. È per me un onore immeritato essere chiamato a chiudere addirittura un festival così deliziosamente fondante di nuovi valori, di nuove visioni della realtà. Oggi il cinema, come l'arte in genere, sono chiamati in genere a omologare ciò che già sappiamo e a convalidarlo, perché anche le arti visive, delle quali io preminentemente mi occupo, sono diventate mass media e il più insidioso, perché vivono, a differenza del cinema, di una presunta libertà che non c'è assolutamente. Ora gli artisti la libertà se la devono conquistare non sotto Stalin, ma anche sotto Pericle, perché l'arte esprime sempre, anche nelle democrazie più avanzate, il malessere dell'individuo o atto dai meccanismi sociali. Quindi chi si meraviglia del malessere degli artisti non ha capito niente del mondo in cui vive. Ci sarà sempre un malessere degli individui e degli uomini. L'arte e il cinema hanno precisamente questa funzione. Essere chiamato poi a dire delle parole a chiusura di un festival come questo, molto significativo, perché Biografilm, a differenza del cinema che io vedo in genere, è chiamato ad essere appunto un momento fondante delle identità umane e della partecipazione degli individui a un nuovo mondo che si sta costruendo. Noi in Italia ci siamo finalmente svegliati, è stato detto, speriamo che ci si svegli in Europa e nel mondo, che fa della libertà e di una dose di equità il suo fondamento. Grazie. Cose da artista, cioè da uomo. Grazie a tutti.